Tutti siamo qui oggi con la professoressa Francesca Ervas, Buongiorno. docente all'Università di Cagliari, che si occupa di filosofia del linguaggio. Siamo qui per un'idea mia, diciamo la verità, è qualche tempo che vado dietro a questa cosa. Ho faticato un po' a trovare la persona che io ritengo quella giusta per affrontare questo. Mi spiego. Chi fa il nostro mestiere, chi si occupa di processi, chi lavora in ambito giudiziario, sente sempre più spesso ripetere espressioni che hanno poi un rilievo in ambito processuale, hanno un seguito spesso in ambito processuale. Mi spiego, le stragi del sabato sera. Ecco, fino a qualche anno fa non si sapeva cosa fossero, ma improvvisamente le stragi del sabato sera. Il bullismo, lo stalking è diventato un reato addirittura è nel codice, ma anche fuori dall'ambito giudiziario. Espressioni giornalistiche che sentiamo spesso, la bomba d'acqua per definire un temporale. Pare che non esistano più temporali, esistono le bombe. Ieri a Roma c'è stata la bomba d'acqua, Simone e io. La temperatura percepita. Pare che il termometro non serva più a niente perché i 38 gradi non dicono nulla, sono i 45 percepiti. Uno si chiede da chi? Ora, perché l'esigenza di affrontare questo tema? Perché l'impressione è che queste definizioni, che queste espressioni finiscano per prendere il posto della realtà che descrivono in senso spesso peggiorativo, drammatizzando la realtà. Ma poi do la parola alla nostra ospite. Mi è capitato di leggere un articolo sull'Espresso, se non sbaglio, nel quale Michela Murgia, scrittrice nota credo a tutti, faceva questa osservazione. Cito: tratta di politica, lì si parlava di politica, finiscono per essere le cose stesse. Ecco, Francesca, abbiamo stabilito darci del tu. Siamo rimasti d'accordo così. Ecco, c'è del vero. Una cosa intanto, ma io posso dire che tu sei una linguista? Tra l'altro, no, è sbagliato. Sì, in parte ovviamente chi si occupa di filosofia del linguaggio deve anche conoscere le strutture delle lingue, quindi bisogna anche imparare un po' di linguistica. Diciamo che i filosofi del linguaggio si chiedono anche il perché avvengono certe cose, e non solo il come è fatta una lingua, come sono strutturate le lingue in generale, qual è la facoltà del linguaggio, ma perché va in certe direzioni e non in altre. È quello che a noi interessa. Allora, il mio tarlo ha un qualche senso. Ma diciamo proprio di sì, perché un po' come hai detto, le parole si trasformano, nascono in un certo modo e poi prendono delle direzioni che a volte sono inaspettate e poi ci condizionano. E il problema è vedere la lingua un po' come un organismo vivente, non è qualcosa di fisso, ma qualcosa che si trasforma nel tempo ed è parlata da comunità linguistiche. Partiamo dall'esempio magari più semplice, che è quello di bomba d'acqua, e poi veniamo su giudiziario. L'esempio di bomba d'acqua è il classico esempio di metafora, che all'inizio è un termine magari che viene coniato una volta da una persona o in un particolare momento di una trasmissione. E poi però acquista vita propria, diciamo, viene ripetuto dagli altri, entra in una comunità linguistica e poi con l'uso perde il significato originale e diventa quasi uno stereotipo.
tutti lo dicono e nessuno sa più qual era l'origine del termine nato e viene applicato a tanti altri fenomeni, cioè c'è un uso allargato del termine, si allargano le maglie e appunto diventa una metafora, quelle che chiamiamo metafore morte, sono cioè usi cristallizzati del linguaggio, mentre è nata come una metafora viva in quel momento in cui è stata detta, poi si è allargata talmente tanto, è stata applicata, si è stata consumata dall'uso e perde il suo significato originario, va in bocca a tutti e tra l'altro questa era la preoccupazione di Platone quando parlava delle opere scritte, diceva il mio problema è difendere il significato delle parole, perché poi vanno in bocca a chiunque e vengono interpretate in modo diverso magari da come erano state create originariamente. Un po' ecco l'esempio di bomba d'acqua, ormai siamo anche stanchi di sentirlo, ci viene l'orticaria quando viene detto dai giornalisti. Abbiamo la reazione di Nanni Moretti, no? Ti ricordi? Le parole sono importanti. Le parole sono quando importanti. Sentiva certe metafore, ecco. Però insomma, possono essere anche rivitalizzate le metafore, appunto, e questo è per esempio un modo critico, cioè, per esempio facendo dell'ironia posso riportare alla coscienza delle persone il fatto che questa parola bomba d'acqua è entrata talmente tanto nel lessico d'uso che non sappiamo neanche più che cos'è un temporale, non sappiamo più distinguere che cos'è un temporale e che cos'è una bomba d'acqua, che cos'è un'alluvione, sembra che tutto venga classificato sotto l'etichetta bomba d'acqua, ma così si perdono le distinzioni e le differenze tra tanti fenomeni che vengono classificati sotto questo termine ombrello bomba d'acqua. Ecco, dunque, ascolta, io volevo chiederti questo, però mi pare che ci sia un tratto comune negli esempi che io ho fatto, cioè una sorta di necessità di drammatizzare il fenomeno, di drammatizzare l'evento, drammatizzare il fatto, una sorta di sensazionalismo. Come se il fatto in sé non fosse soddisfacente, non accontentasse chi parla e specialmente chi ascolta, molto spesso chi legge o segue un telegiornale, lasciamo stare la rete perché altrimenti apriamo un discorso complicatissimo. Ecco, questa mia sensazione è che il tratto comune sia quello della drammatizzazione, del sensazionalismo, del dire di più, la definizione esagerata, ecco, è sbagliato, è giusto? C'è un... No, è giusta questa, è proprio è giusta questa sensazione, perché tutti questi termini che hai detto sono non letterali, fanno parte dell'implicito, cioè c'è un mare di cose non dette sotto. Che però hanno un effetto, appunto, sono performative, hanno un effetto perlocutorio, hanno degli effetti sulle persone, mentre un termine letterale, sì, sono importanti le parole, però dice quel che è detto letteralmente, tutto in superficie. Un termine non letterale sottintende molto altro e ovviamente passa sotto banco delle cose di cui non ci accorgiamo, tra cui anche questo atteggiamento di drammatizzazione. Non ce ne accorgiamo, lo avvertiamo come sensazione, però è difficile da esplicitare. Quindi è anche più difficile da argomentare, da portare alla luce, da discutere. E questo, infatti, questa è la peculiarità delle metafore di tanti altri usi del linguaggio, che hanno anche la funzione di persuadere o convincere le altre persone. Questo è dato proprio dalla struttura e come sono fatte le metafore. Prendiamo un esempio che forse a voi è molto noto. Spesso si dice che gli avvocati sono squali, no? È chiaro che non tutti gli avvocati sono così. Però ormai è entrato in uso la considerazione dell'avvocato come squalo. È chiaro che la verità non è che sia un pesce, cioè ci sono delle proprietà dello squalo che non ci interessano, non ci interessa per spiegare cos'è un avvocato, però ci interessano altre caratteristiche dello squalo come l'essere aggressivo. Tutto questo non viene detto esplicitamente. Però sotto la parola squalo si crea quella che in termini tecnici è detta strategia di framing,
Vuol dire che è come se noi usassimo quella parola come lente per vedere che cos'è un avvocato. E quindi diamo una certa prospettiva, è quella dell'aggressività, e teniamo in disparte altre caratteristiche che non sono più importanti, non sono più rilevanti, non sono più salienti per spiegare che cos'è un avvocato. Tutto questo però fa una selezione, indirizza per esempio la valutazione di chi ascolta, perché è chiaro che se tu presenti un avvocato come uno squalo dai una valutazione negativa, influenzi quello che le persone pensano di un avvocato. E così anche quello che hai detto, l'effetto di drammatizzazione. Se usi certe parole in cui le caratteristiche salienti sono quelle appunto di creare una storia drammatica, questo non è detto mai esplicitamente con il linguaggio implicito, però lo fai passare sotto banco e le persone lo sentono come un effetto di alone che si sente, ed è difficile da esplicitare, è difficile da criticare anche, proprio perché è implicito. Ascolta, però io so che tu sei un'esperta, hai studiato le metafore, hai scritto un libro sulle metafore, dico bene? Sì. Però me non è tanto l'aspetto metafora che interessa, quanto quello della definizione, che non so se può dirsi metafora. Ecco, dire che parlare di incidenti stradali come strage, sì, come strage, significa una cosa che per chi si occupa di diritto è molto precisa, cioè la strage ha un significato molto molto preciso. Definire l'incidente stradale come strage ha delle conseguenze per la vita delle persone che si dovessero trovare ad essere coinvolte e superstiti in un evento drammatico del genere. Dire bullismo per comportamenti che una volta chiamavamo bravate, poi certo ci sono quelli particolarmente gravi, ha delle conseguenze. Noi stiamo vivendo in questo momento un certo fenomeno, quello per il quale noi avvocati penalisti, no, ce lo stanno vivendo tutti questo fenomeno, lo percepiscono tutti, ma noi avvocati penalisti lo percepiamo sotto un aspetto anche tecnico, cioè che sembra che non esista più la delinquenza, sembra che non esista più la mala, si parla soltanto di mafie. C'è un legame tra questo dire mafie per delinquenza o mala, stragi per incidente stradale, atti persecutori, che poi è un reato, per dire maltrattamenti, cioè esiste questa capacità performante del termine utilizzato per descrivere un fenomeno per il quale una realtà viene, al di là della metafora, viene drammatizzata come definizione? Guarda, la metafora in realtà è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più ampio, che è quello della polisemia, cioè del fatto che un significato viene allargato e un termine assume diversi significati anche molto distanti tra di loro, per cui bullismo diventa un po' di tutto e mafia diventa un po' di tutto, e il momento in cui vuol dire tutto ma anche vuol dire niente, no? Ed è veramente un problema, perché e qui è forse importante anche l'educazione, il fatto di ritornare a Io credo che tu abbia finito la frase e intervengo, mi scuso di questo. Ecco, però ha detto una cosa che mi pare molto importante, che va, credo debba essere sottolineata, e cioè certe espressioni finiscono per significare tutto e anche per significare niente. Noi come cittadini non perdiamo di precisione nella nostra comunicazione,
ma noi come cittadini avvocati e casomai anche imputati non corriamo il rischio di una che quella drammatizzazione del linguaggio si trasformi in una drammatizzazione della vicenda umana, perché è chiaro che se quelli che ricordo io, che ho vissuto a scuola, quei fatti che ricordo al tempo delle medie, del liceo, accadessero oggi, sarebbero definiti bullismo e avrebbero un seguito che allora non avevano avuto. Certo, si può dire oggi c'è maggiore consapevolezza della gravità di certi fenomeni, per carità, consapevolezza acquisita, presa d'atto, sensibilità maggiore. Ma a prescindere, ecco, dagli estremi, laddove sì, in effetti è vero, ci possono essere atti di bullismo, di persecuzione protratta, per carità, nessuno nega, ma questo definire in maniera drammatizzata o drammatizzante i fenomeni, ecco, non rende non finisce per rendere indistinguibile la realtà. Ecco, questa è l'idea che ti sottopongo. Sì, in effetti è un po' il problema è questo, no? Che questi usi consolidati, stereotipati alla fine, perché alla fine si diventano degli stereotipi usati dalla comunità linguistica e non si distingue più lo stereotipo da appunto da quello che è il significato delle cose, dei fatti, come sono andati anche i fatti, no? C'è anche una distorsione del fatto. Io non credo che le parole, la frase della Murgia mi sembra un po' eccessiva, il fatto che le parole creino la realtà, però sicuramente influenzano l'interpretazione che diamo della realtà. E quindi se noi chiamiamo tutto bullismo, influenza il modo in cui interpretiamo la realtà, come la valutiamo, e alla fine come ci sentiamo, come appunto la vicenda umana, usare queste parole, come le persone vivono quel fatto. Non cambia il fatto, cambiano però profondamente come la persona lo vive. E in particolare è importante per... in ambito giudiziario, ma pensate anche in ambito della medicina, cioè in cui gli esperti di nuovo hanno un valore fondamentale, perché devono essere gli esperti a guadagnarsi e saper comunicare, riguadagnarsi, perché in tanti casi gli esperti hanno perso la fiducia del pubblico e devono loro aiutare a fare i dovuti distinguo, a dire no, questo si chiama così, questo si chiama così, dare appunto un nome alle cose, ritornare. In ambito scientifico è più facile, loro hanno, insomma, hanno una lunga abitudine a definire le cose con precisione. Le malattie hanno un nome, Le malattie cambiano anche a seconda dell'ISM, perché ci sono dei manuali diagnostici che categorizzano le malattie in un certo modo e l'edizione successiva le categorizzano in un altro, quindi anche loro hanno questi problemi. Diciamo che nel caso della legge ci sono delle conseguenze, no? Come dicevi, importanti, penali, conseguenze diverse nell'ambito medico. Ed è importante sapere come si chiamano le cose, perché a seconda di come si chiamano le cose ci sono certe conseguenze e non altre. Quindi reintrodurre il lessico e chiamare le cose, forse a volte serve anche inventarlo, perché invece di usare se si vede che c'è un nuovo fenomeno, si dà un nuovo nome, perché è inutile usare la stessa parola cioè inutile, può essere dannoso usare la stessa parola per tanti fenomeni diversi. A volte è utile inventarne uno nuovo, specifico, per descrivere esattamente quello. È vero che questo non è molto economico nella lingua, la lingua cerca anche di economizzare, per questo che ci ritroviamo con un termine per tanti fatti. Però proprio per questo anche in casi come l'ambito giudiziario è importante ritornare al lessico originario. Questo al di là, proprio al di là dei singoli eventi, anche come formazione del cittadino, per rendere partecipe, è importante avere un lessico ricco anche per questo, perché si sa dare il nome alle cose e non si dà lo stesso nome a tante cose diverse, si riesce appunto a dare un'identità, a leggere l'identità, a interpretarla, ad avvicinarsi a quella che è l'identità del fatto.
se si dà lo stesso nome di un altro fatto, si rischia di confondere le identità, di non vedere più quello che è. Questo credo che sia il problema che partiamo tutti. Ascolta, Francesca, la dico così. C'è un colpevole in tutto questo, cioè l'impressione che questa drammatizzazione parta dalla comunicazione scritta, televisiva, per fare audience, per fare notizia, è sbagliata, è giusta? C'è un punto di partenza di questo stravolgimento nella definizione di concetti che credevamo, come dire, insomma, abbastanza solidi? Esiste, è possibile risalire all'origine di questo fenomeno? Allora, sicuramente i mezzi di comunicazione di massa hanno, ovviamente non voglio far diventare i mezzi di comunicazione di massa il capro espiatorio di tutta la questione, perché poi non è tanto il mezzo di comunicazione di massa, ma come lo si usa. Certo. E quindi da una parte come è stato usato il mezzo di comunicazione, e in effetti, come dici tu, è spesso complice di questa drammatizzazione. Abbiamo qualche problema di audio, temo, tanto ci sono delle brevi interruzioni, ma insomma, ecco, andiamo avanti. Quindi da una parte sicuramente i mezzi di comunicazione di massa hanno aiutato in questo compito di svuotamento di significato, di cristallizzazione del significato in forma di stereotipo. Dall'altra parte però ci sono anche tutte le istituzioni che hanno una responsabilità, e soprattutto in ambito educativo, cioè creare nel cittadino la capacità critica, la conoscenza del lessico, perché c'è stato un impoverimento del lessico, e meno parole hai e meno riesci a dare un nome alle cose. Più parole hai e più riesci a descriverle in termini corretti. Questo ovviamente non è solo colpa dei mezzi di comunicazione di massa, ma anche delle istituzioni che devono fornire questi strumenti ai cittadini. E la capacità critica, la capacità di argomentare, di leggere il non detto, di leggere gli impliciti, di sentire che c'è questo alone di drammatizzazione che non va bene, o che comunque deve avere dei limiti, non tutto può essere drammatizzato. La capacità di ironia, di critica, di autoironia, anche questo è importante per sdrammatizzare. Però tutte queste sono cose che vanno anche insegnate. E questo non avviene abbastanza, cioè c'è in questo, si può dire, una sorta di prepotenza del messaggio, dell'informazione. Voglio dire, io ho l'impressione, la mia impressione è questa, che si dice spesso: più informazione c'è, meglio e più libertà. Su più libertà possiamo fare affidamento, è naturale, questo è ovvio. Ma la concorrenza nella, voglio dire, la vecchia cosa è l'uomo che morde il cane, sai, il vecchio detto, si diceva, per l'informazione al cane che morde l'uomo non è una notizia, ma l'uomo che morde il cane sì. L'incidente stradale è una notizia modesta, la strage del sabato sera è una notizia importante, senza ripeterci il temporale, la bomba d'acqua, la mafia laddove c'è delinquenza. Ecco, dicevo, come è possibile difendersi? Tu hai fatto riferimento alle istituzioni, ma l'impressione non è che in questo momento, non è quella che le istituzioni siano perdenti in questa partita, cioè che seguano questo andazzo e vi si adeguino. L'impressione è un po' questa, che detta legge la drammatizzazione del concetto e si fanno le leggi sulla scorta di quella drammatizzazione, cioè che non vi sia un'opera di recupero e razionalizzazione, ma di inseguimento della vera o soltanto supposta urgenza. Sì, un po' i mezzi di comunicazione di massa hanno aumentato la quantità, e bisogna gestire la quantità in modi diversi, e non eravamo forse pronti a gestire questa quantità di informazione, che prevede di selezionare, di capire qual è l'informazione importante e quale non lo è, perché
E quindi da questo punto di vista certamente la quantità, però è un discorso di qualità, cioè di capire anche come funzionano i meccanismi, di perché funzionano in un certo modo, e le istituzioni possono appropriarsi anche di questi stessi strumenti come dire, per riuscire a comunicare con le persone attraverso questi canali, perché non possiamo eliminare questi canali, dobbiamo inserirci nei canali che abbiamo a disposizione oggi e capire i meccanismi e utilizzarli a fini, cioè cambiare i fini della comunicazione. E no, cioè, anche il discorso che abbiamo fatto sulla manipolazione, sui termini che manipolano quasi. Anche nella poesia hanno un potere creativo molto forte, si possono utilizzare in modo diverso da questo. Quindi non è la critica della metafora, degli stereotipi fine a te stessi. A volte gli stereotipi servono perché ci danno una base che non mettiamo in discussione, non possiamo ogni volta che parliamo mettere in discussione tutto. Il problema è che stereotipi vogliamo creare, che metafore vogliamo utilizzare, perché quelle che stiamo utilizzando spesso sono brutte metafore. Sono metafore che nascondono la realtà, che ostacolano la discussione, ostacolano il pensiero critico. E tu che ti occupi di filosofia del linguaggio, e senti, è una mia insensata preoccupazione che però questo fenomeno sì che può avere dei risvolti positivi. D'altronde l'avevo già accennato, può essere anche segnalazione, maggior sensibilità rispetto a un fenomeno che prima veniva trascurato, no? Ecco, quindi una drammatizzazione che ha un senso. Che però nell'insieme rischi di risolversi in direzione autoritaria, in direzione autorità, nell'insieme. Lasciamo stare quello che è possibile, può essere anche positivo, certamente lo sappiamo. Lo faccio io l'esempio. Il bullismo, oggi apprezziamo diversamente comportamenti sui quali ridevamo, per carità. Ma che il saldo di questa operazione si risolva in quella vecchia frase, cioè come sempre meno liberi, cioè che questa drammatizzazione seguita, ma questo lo dico io, non lo chiedo a te, seguita da provvedimenti legislativi che prendono atto di queste drammatizzazioni e quindi aumentano pene, creano nuovi reati, no? Rendono più severo il trattamento di certi fenomeni, che alla fine questa, insisto, drammatizzazione, mi ripeto, rischi di risolversi in un fenomeno autoritario, che cioè dalla parola esagerata, dalla definizione eccedente, io non mi so esprimere, ma, si passi alla reazione autoritaria. È un rischio, magari poi su questo concludiamo. È un rischio reale e purtroppo la comunità non ha percezione di questo rischio. È un rischio reale perché, come dicevo prima, questi usi impliciti, usi allargati in cui i significati non sono chiari, se vengono dati in mano a persone che non hanno un pensiero critico, che non si accorgono dell'uso allargato, che non si accorgono della drammatizzazione, diventa un pericolo reale, una deriva che può essere anche autoritaria, certamente è un rischio. L'antidoto è spiegare quali sono i meccanismi, cosa succede, come si possono questi meccanismi in modo alternativo e non tornare ad una ricchezza del lessico. Ci sono tanti antidoti a questo. Sviluppare un pensiero critico, argomentativo, che metta in luce quelli che sono i presupposti nascosti dell'uso di questi termini allargati, che mettano in luce questo effetto di drammatizzazione. Altrimenti sì, il rischio è reale, il rischio è di essere bombardati da una quantità di informazioni per cui viene passato implicitamente un pensiero che ci arriva addosso senza che ce ne accorgiamo e lo accettiamo per quello che è, senza pensiero, senza nessuna capacità critica. E allora, certo, c'è una deriva autoritaria,
Sai, Francesca, ti dico una cosa, non so se ti è mai capitato di leggerlo da qualche parte. Si sente spesso parlare, dice, dei bei tempi di una volta. In realtà, i bei tempi di una volta erano terribilmente violenti, ma basta risalire all'inizio del Novecento, eccetera. Oggi diciamo, la nostra è un'epoca terribilmente violenta. Gli omicidi sono diminuiti in maniera notevolissima. E il rischio, permettimi di dire su questo, che noi avvertiamo, che io avverto almeno, è quello che dalla temperatura percepita si passi alla realtà percepita. Questo è un po' quello che è l'impressione che io ho in questo momento. Francesca, ti ringraziamo, sei stata gentilissima. Speriamo di Grazie a poter voi, molto approfondire interessante. questo interessantissimo discorso. Ciao, grazie. Grazie, grazie a voi. Ciao.